Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, cioè che egli doveva risorgere dai morti. Care sorelle, cari fratelli, chi ci rotolerà via il masso? E la domanda iniziale del racconto della risurrezione nel Vangelo di Marco, che sentiremo nelle nostre celebrazioni pasquali. Al tempo di Gesù, le aperture delle tombe scavate nella roccia erano chiuse da grandi pietre circolari, scolpite e adattate in modo che si potessero rotolare per entrare o uscire. Erano pietre di grande peso e serviva veramente molta forza per spostarle. Anche sulla tomba di Gesù fu fatto rotolare un masso circolare per chiuderne l'entrata. La preoccupazione delle donne è poter entrare senza fatica, in modo da poter raggiungere il corpo morto del Signore e ungerlo, secondo l'usanza del tempo. In questa preoccupazione delle donne e in questo masso vediamo le pesantezze della nostra vita. In questa pietra che blocca la strada Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, vediamo tutto quello che in questo tempo di crisi blocca la speranza dei singoli e delle famiglie. E per tutti il macigno si fa grande e difficile da spostare. Chi ci rotolerà via il masso? Ognuno di noi potrebbe scrivere su quella pietra la propria crisi, le proprie tristezze e pesantezze di vita e di animo. Potremmo anche scrivere quelle di persone che conosciamo e che ci rendono partecipi delle loro pietre spesso impossibili da spostare. E in uno slancio di vera apertura al mondo, perché siamo cattolici, scrivere sulla pietra della tomba di Gesù i nomi di tanti poveri del mondo che non hanno la forza nemmeno di spostare un piccolo sasso. Chi ci rotolerà via il masso? Questo interrogativo che si pongono le donne quel mattino di Pasqua, andando al sepolcro per onorare il corpo morto del loro Signore Maestro, riassume molto bene le tante domande che riaffiorano giorno e notte nelle tante situazioni della nostra vita. Chi rotolerà via il masso della preoccupazione e mi farà ritrovare il lavoro perduto mentre la disoccupazione pesa come un macigno? Chi ridonerà la speranza a me e alla mia famiglia rotolando via il masso della povertà e dell'incertezza sul futuro? Chi mi ridonerà luce nell'amore rotolando via i macigni delle incomprensioni, delle divisioni, dei fallimenti e delle infedeltà? Chi mi farà tornare la voglia di vivere sollevando dal cuore la pietra pesante della mia sofferenza o del lutto per la persona cara perduta?
chi mi rotolerà via il masso della solitudine, della separazione, dell'incomprensione, della monotonia, della nostalgia, della delusione, dell'ingratitudine, della paura e della disperazione? L'annuncio solenne di questo giorno di Pasqua è il seguente. Le donne trovano la pietra rotolata via, segno di qualcosa di nuovo e ben più grande delle loro aspettative. Le donne trovano un segno di vita e un indirizzo nuovo per la loro ricerca, non più la prospettiva di entrare in una tomba con un corpo morto, ma l'annuncio di una nuova vita. È risorto, non è qui. Non solo la pietra è spostata, ma anche per loro è riservato un alleggerimento del cuore e della vita. Preoccupazioni, pesantezze e paure sono chiamate a dileguarsi con la risurrezione di Cristo e davanti a loro si apre una strada nuova. Carissimi, celebrare e augurarci una buona Pasqua per noi cristiani significa raccogliere l'annuncio di una nuova prospettiva, sapendo che nessuna crisi, nessuna povertà e nessun lutto possono ostacolare la nostra strada. Gesù è risorto. La vita vince sempre. La strada dell'amore non è mai interrotta e le pietre pesanti che appesantiscono il tuo cuore con il Signore vengono ribaltate. Celebrare e augurarci una buona Pasqua per noi cristiani significa anche farci coraggio, aiutandoci per quel poco che possiamo a rimuovere le pietre gli uni degli altri. Chi ci rotolerà via il masso? Con la risurrezione del Signore, questa domanda non deve più attanagliarci. Difatti, c'è un'unica grande risposta. È risorto, non è qui. Buona Pasqua. Thank you.